andare a fare un provino o arrivare su un set senza aver mai studiato, anche se hai visto tutti i film del mondo, tu non sai cosa succede sul set, tu non sai come si analizza un testo. Come fai ad arrivare a quel livello di arrabbiatura o di tenerezza o di confidenza con una persona che ti magari ti presentano il giorno stesso, dice: ah, questa è la tua fidanzata, è stata insieme da 8 anni. Come si fa? Qualcuno te lo deve insegnare, se no fai una figuraccia, questo è poco ma sicuro. Quindi la formazione è importante, perché in una scuola non ti insegnano soltanto il lavoro, diciamo, poetico, quello anche astratto dell'attore, ma in un'ottima scuola ti insegnano anche cosa succede sul set, come si trova un agente, come si fa un provino, che sono tutte cose che, con tutta la concorrenza che abbiamo oggi e tutti vogliamo fare gli attori e tutti pensano di poterlo fare, questa è la cosa più grave. Chi studia forse ha una marcia in più e soprattutto va più tranquillo ad affrontare le prove, perché sa che si è preparato. È come andare all'università che non hai fatto 2 libri. Ok, può essere che non te li chiede, ma se inizia da quei 2 devi tornare al prossimo appello. Quindi insomma, sempre meglio andare preparati, ecco, questa è un po' la mia idea di una. Poi io devo dirlo per forza, perché io ho studiato tutta la vita, quindi non posso dire altrimenti, ecco.